tutto, ma i musei mostrano molto poco di Leonardo, soprattutto è difficile mostrare tutti quelli che erano i taccuini di Leonardo, sono più di 26, e che quindi noi abbiamo in copia anastatica, per cui preziosa tanto quanto gli originali, quello che appunto nei musei non puoi vedere, al massimo ne puoi vedere uno, ma non certo 26 come li raccogliamo qui a Barbarano. Ci sono anche diverse copie di opere leonardiane qua. È immancabile, cioè lo portiamo in tasca Leonardo, basta pensare all'euro, di conseguenza diciamo quello che tutti conoscono, dalla Dama del Merlino alla Gioconda, non potevamo averla perché già impegnate altrove, ma come dicevo noi mostriamo quello che gli altri non mostrano. Benvenuti a Barbarano, benvenuti in questo nostro palazzo storico che è nostra sede del comune di Barbarano Mossano e che ci ospita per questi eventi. Noi come sempre dedichiamo il mese di novembre culturale a questi eventi culturali e in primis ci rivolgiamo sempre ad Antonio, perché Antonio per noi è una garanzia, insomma lui è un pieno di entusiasmo, pieno di idee, pieno di energia, per cui ben volentieri noi lo ospitiamo in questo palazzo con queste sue splendide iniziative. E soprattutto un concetto di memoria che dovremmo avere in quanto italiani per ricordarci di essere eredi di questi grandi geni. Leonardo oggi, Raffaello domani, Michelangelo, e la responsabilità che dobbiamo avere nella custodia di questo paese, che dovrebbe essere un po' più geniale per ricordare questi grandi nella gestione del suo presente e futuro. Se arrivasse un'ipotetica richiesta di prestito dal Louvre, cosa direbbe Antonio Gregolini? Direi che ce l'abbiamo già qui a Barbarano, per cui insomma il nostro piccolo Louvre vicentino ce l'abbiamo già, ringraziamo e alla prochaine fois. Barbarano dedica da anni ormai il mese di novembre al novembre culturale e dare un contenuto a questo novembre culturale non è così sempre semplice, però quest'anno non potevamo di certo rimanere indifferenti ad un anniversario così importante come quello di 500 anni della morte di Leonardo, il genio che un po' tutti abbiamo ereditato e che grazie anche alla mostra che ha esposto e fatto per l'occasione Antonio Gregolini scopriremo che effettivamente forse qualcosa ognuno di noi avrà ereditato da questo grande personaggio nella storia. Un'ultima domanda. Parliamo di pareidolia, di cosa si intende? È l'aspetto più moderno e nello stesso tempo antico di quello che noi vediamo attraverso le figure. Un esempio per tutti, le nuvole. Quanti di noi, soprattutto i bambini, vedono le immagini? Ecco, Leonardo studia tra le tante cose anche questo. Retaggio antico dell'uomo primitivo, ma forse questo lui non lo sapeva, ma era affascinato dal saper vedere le cose. E forse questa è la grande eredità moderna di Leonardo, quasi direi l'attualità. Non vittima della tecnologia, ma in qualche maniera... sostenitore della tecnologia per vedere oltre e per vedere quello che c'è che purtroppo oggi la gente vede sempre più raramente e con difficoltà.